Perché sei venuta qua? Chi sei? Raccontami un po' di te. Sono Beatrice, sono venuta qui perché dovevo un attimino capire se trovavo il giusto metodo, il giusto percorso per avvicinarmi all'arrampicata. E la curiosità è stata quella proprio di vedere come questo metodo era riuscito tramite anche delle altre esperienze, delle altre interviste che ho visto, ad aprire delle strade più chiare e più consapevoli. Ed è quello che in realtà sto cercando nella mia vita, una strada verso la consapevolezza. Ma a te da quale percorso vieni, cioè di formazione, cioè cosa fai e Di come... formazione, diciamo, Sì, sportiva, sportiva, diciamo, di questo sono un'ex tipo di accenno. ballerina e quindi sempre abituata alla fatica, ma poi, diciamo, rielaborata in un'altra chiave che, come anche il metodo Kata Climb sostiene, è quella dell'impegno, un impegno che sia funzionale poi al movimento e all'armonia del movimento. E l'altra esperienza stai facendo? Del Quella del Girotonic, io sono una giratonic. trainer di Girotonic, quindi per me diciamo, la rivoluzione sul mio corpo e sul movimento è stato proprio questo metodo che abbandona l'estetica del movimento per rintracciarne l'essenza, quindi rintracciare le direzioni che un movimento può avere e soprattutto secondo le linee energetiche, perché attraverso lo sblocco delle linee energetiche il movimento ha la massima espressione sia nella forza che nell'elasticità che nella efficienza, nel rendimento, quindi noi andiamo su una linea che è il massimo rendimento con il minimo sforzo, il minimo impegno. È una ricerca che sto facendo con me stessa, venendo naturalmente da un percorso di estrema fatica agonistica come tutti, e invece gli stessi risultati si possono avere anche con un po' di meno e soprattutto essendo in pace con il proprio corpo. Questo lo ritrovi in Kata Lo Climb? ritrovo, sì, lo ritrovo perché in realtà precedentemente in altre esperienze non l'ho rintracciato perché anche nell'arrampicata ho trovato questi, a volte, ecco, questi vincoli della fatica, no? Della fatica fisica e muscolare per avere il raggiungimento di un obiettivo, mentre qui ritrovo il percorso in realtà che sto facendo nella mia vita, cioè quello di seguire un flusso energetico che possa sbloccare queste energie e fare in modo che questo movimento diventi più armonico possibile, più bello possibile, più funzionale possibile. C'è bisogno, c'è proprio tanto tempo per capire questa cosa, no? Cioè questo percorso ora che tu hai fatto qua dentro, hai ricalcato, ti sembra comunque, come ti sembra? Cioè, dimmi un po' più o meno di quello che abbiamo fatto oggi, cioè abbiamo fatto cosa? Cosa ti senti che abbiamo fatto? Oggi ho messo ordine. Nel senso quello che ho oggi con un primo approccio a questo metodo ho rimesso un attimino in ordine, no? Tutti i tasselli, diciamo, che mi avvicinavano me a questa tipologia di esperienza, che è quella appunto dell'arrampicata. Siccome ero in una fase molto confusionale e c'era un dispendio di energia enorme, e oggi è come se sono riuscita a rimettere questa energia in un punto centrale. Per poterla utilizzare in maniera veramente ottimale. Quindi sono partita dalle basi, bisogna sempre partire dalle basi per poi scalare le montagne. Grazie. Grazie a Quindi sei te. contento? Sì, sono molto felice, sono molto soddisfatta, molto piena. Ecco, se uno è più felice e contenta, sono molto piena. E quando io mi riempio di esperienze positive, vuol dire che il percorso è quello giusto. Grazie. Grazie a te.